Amministrazione Comunale e ASL abbracciano il progetto della seconda edizione del Trani Autism Friendly, presentato martedì pomeriggio nella sala Tamborrino del Palazzo di Città. L'iniziativa è stata promossa dal vice sindaco Fabrizio Ferrante e sostenuta dall'assessore alle politiche sociali Alessandra Rondinone e dalla dottoressa Brigida Figliolia. L'obiettivo è migliorare l'esperienza delle persone affette da disabilità all'interno del tessuto cittadino, promuovendo corsi di formazione agli esercenti affinché possano essere in grado di metterli a loro agio al di fuori della loro comfort zone. La caratteristica della seconda edizione del TAF sostanzialmente è quella di avere un taglio più pratico, quindi meno teoria ma molta più pratica, quindi con le dottoresse del CAT andremo proprio fisicamente nei ristoranti, nei bar, nei luoghi dove, diciamo, la persona con autismo può andare in qualunque momento della giornata e cercheremo di far sì che chi accoglie questi ragazzi, queste persone nelle proprie attività sia in grado di accoglierli sicuramente con coscienza, ma anche con un minimo di scienza. Saremo sicuramente pronti ad ascoltare le difficoltà, ascoltare le paure, i timori e anche le disponibilità, per cui noi daremo un contributo tecnico, che è quello della conoscenza scientifica, e loro il loro contributo pratico di chi ha esperienza sulla difficoltà. E lo scambio sarà sicuramente quello che porterà a provare una nuova dimensione dell'accogliere, che sarà quella dell'apertura. Il progetto partirà a metà giugno e potrà attingere a fondi adeguati. I fondi, noi abbiamo stanziato dei fondi nel bilancio. Noi abbiamo oramai da 3 anni dei capitoli di bilancio che si chiamano Trani Autism Friendly e che utilizzeremo per fare questa formazione sul territorio. Dopodiché ogni altro tipo di progettualità la leghiamo anche al percorso del durante e dopo di noi, che ovviamente abbraccia tutte le disabilità, non soltanto l'autismo. E quindi da questo punto di vista, devo essere sincero, anche il campo delle risorse è aumentato.